Buonasera dal TG Lis. Per rilevare gli stabilimenti Sanac in Sardegna, Toscana, Liguria e Piemonte, dove operano complessivamente circa 300 lavoratori, ci sarebbe una manifestazione di interesse. La conferma è arrivata stamattina agli operai dello stabilimento sardo dal Ministro per le Imprese Adolfo Urso e dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto, nel secondo giorno di tour nell'isola dell'esponente del governo. Il gruppo interessato è Beltrame, che ha avanzato una manifestazione di interesse non vincolante che ora è al vaglio del Ministero. Il bando, che non ha previsto lo spacchettamento aziendale come chiesto dai sindacati, è ora in una fase cruciale. Sembra che si stia profilando una soluzione importante sotto il profilo industriale, ha detto il ministro. Un gruppo capace di rilanciare gli stabilimenti ha infatti espresso una manifestazione di interesse. Non ha alcuna intenzione di mollare gli agricoltori e gli allevatori provenienti da tutta la Sardegna, che da martedì scorso sono riuniti in un sit-in nel molo dogane del porto di Cagliari per protestare contro le politiche agricole dell'Unione Europea, almeno finché non arriveranno risposte certe da Bruxelles e da Roma, dove giovedì manifestanti sardi con i loro trattori si uniranno a quelli delle altre regioni per una grande mobilitazione per un incontro col ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Cagliari intanto proseguono di giorno in giorno le sfilate dei mezzi nel centro, obiettivo catturare l'attenzione perché quella degli agricoltori e degli allevatori è una battaglia che riguarda tutti. La CGIL scende in piazza ancora una volta per protestare sulla sanità. Dopo la mobilitazione organizzata a Sassari, il rumoroso corteo indetto dal sindacato, bandiera al vento, ha attraversato il rettilineo che congiunge la sede amministrativa dell'ASL Gallura con l'ospedale Giovanni Paolo II. Il prossimo 8 febbraio CGIL, CISL, UIL e Nursing, comparto e dirigenza medica, incontreranno i vertici dell'ASL Gallura. Il confronto potrebbe portare alla proclamazione dello sciopero generale dei tre presidi ospedalieri galluresi. Dopo il primo appuntamento di ieri davanti alla sede della OU di Sassari e la tappa nel pomeriggio ad Alghero, la mobilitazione è sbarcata in Gallura. La Corte d'Assise d'Appello di Sassari ha confermato la pena di 10 anni di reclusione inflittagli in primo grado dal GUP del Tribunale di Tempio a carico di Elia di Genova, il 27enne trapper romano che il 14 agosto del 2022 aveva coltellato nella spiaggia di Marinella tra Olbia e Golfo Aranci il 34enne sassarese Fabio Piu. La guardia giurata aveva subito una grave lesione vertebrale che lo costringe tuttora su una sedia a rotelle. Il giovane era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio. Il ferimento di Piu era venuto al culmine di una discussione tra un gruppo di giovani romani e gli addetti alla sicurezza di un locale notturno. Piu era intervenuto per sedare gli animi, ma era stato aggredito e poi accoltellato da Elia di Genova. Il Consorzio di aziende italiane si è aggiudicata la gara europea da oltre 12 milioni di euro per lo studio di fattibilità tecnica ed economica della grande infrastruttura di ricerca sotterranea di Einstein Telescope, il futuro rilevatore di onde gravitazionali che l'Italia si è candidata a ospitare in Sardegna a Lula.
capofila della Rock Soil di Roma, leader nella progettazione di opere sotterranee ad alto contenuto tecnologico. Risultati dello studio di fattibilità, che dovrebbe essere completato in 18 mesi, saranno fondamentali per la candidatura italiana. Data la complessità progettuale dell'infrastruttura dell'Einstein Telescope e i requisiti stringenti imposti dalla comunità scientifica, lo studio ne dovrà indagare in molteplici e differenti aspetti, ha sottolineato Gaetano Schillaci, responsabile unico del procedimento. Grazie alla comune integrazione nella filiera cooperativa, CAO Formaggi, principale azienda nazionale di raccolta e trasformazione di latte di pecora, con quasi 800 aziende di soci conferitori distribuiti su tutto il territorio sardo, e caseifici Gran Terra S.p.A. hanno deciso di dar vita a un'alleanza strategica per lo sviluppo dei formaggi pecorini e in particolare di una grandissima DOP come il pecorino romano, specie all'estero dove questa eccellenza italiana sta acquisendo un'importanza assoluta nell'ambito dei formaggi duri. L'operazione è stata presentata stamattina a Oristano. Nel 2022, secondo i recenti dati resi noti da Assolatte, la quota export ha superato le 550.000 tonnellate, più 6%, con un trend positivo anche nel 2023. Grazie per averci seguito, arrivederci.